Ciao ragazzi e benvenuti a questa terza ricetta presente nel mio libro Giro d'Italia in Vespa. Questa volta una cosa ancora un po' più difficile, è una torta tenerina che si fa in Emilia Romagna, precisamente nella zona di Ferrara. Passiamo subito con gli ingredienti per non fare un video troppo lungo. 200 g di cioccolata, 4 uova, tra 120 e 150 g di zucchero, 100 g di burro, 50 g di farina, e alla fine zucchero vero. Questi sono tutti gli ingredienti e ora vi faccio vedere come si fanno. Per prima cosa, bisogna sciogliere a bagnomaria il cioccolato, quindi immergere il cioccolato qui dentro finché non si è sciolto. Sta sciogliendo, deve arrivare a circa una temperatura di 45-50 gradi e poi aggiungere il burro. Dobbiamo aggiungere il burro, lasciarlo per un po' che si scioglie e poi girare di tanto in tanto. Mi preparo la seconda cosa importante, quindi dividere albumi e tuorli. Perfetto, una volta che ho diviso questo devo mettere metà dello zucchero che dicevo di 130 grammi, metà qui dentro e metà qui dentro. Con uno sbattitore devo montarlo. Metto metà dello zucchero. Va bene. Perfetto, una volta che ho preparato questo, bisogna aggiungere questo dentro i tuorli che abbiamo appena montato. Perfetto, una volta che è finito questo di girare, dobbiamo aggiungere lo zucchero dentro l'albume e fare la stessa cosa. Una volta che questo è montato per bene, bisogna prendere una spatola e aggiungere pian piano. Questa è una botta di calorie. La voglio, domani è allenamento. Adesso, una volta che abbiamo finito di girare per bene, bisogna aggiungere questi 50 grammi di farina. E poi la torta è pronta per essere infornata. Per preparare questo tipo di torta con questi condimenti bisogna prendere uno stampo da 23 cm, imburrare, intanto noi bisogna, una volta che è pronta, bisogna metterlo nel forno che abbiamo già acceso poco fa, 180 gradi per 30-35 minuti. La torta è uscita dopo 30 minuti, adesso la facciamo un po' raffreddare in modo che possiamo toglierla e poi aggiungiamo lo zucchero velo. Guardate com'è bella, si è tolto un po' di questo perché l'ho assaggiato io prima. Guardate com'è bella e adesso l'assaggiamo. Buona. Assaggia. Buona. Anche questa ricetta è finita. La quarta cosa, faremo qualcosa probabilmente del sud, Sicilia o Calabria o Puglia, qualcosa del genere. Vediamo.